Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Quest'oggi video domenicale ve lo faccio proprio di domenica perché è una bella piovra che non finisce più. Perché oggi ragazzi, come vi avevo promesso, il video sarebbe stato caricato, ma è un video abbastanza lungo e tecnico. Parliamo del VST Re FX Nexus 2. Allora ragazzi, tanto per cominciare, io credo che questo sia, in una descrizione generale, uno dei migliori VST che sono in commercio, perché è un VST che non è scaricabile gratuitamente, e soprattutto penso che sia uno dei più fedeli e che si avvicini, diciamo, il più possibile a una strumentazione analogica per fedeltà del suono. Andiamo a vedere come si presenta la nostra schermata iniziale. Nella nostra schermata iniziale, come vedete, abbiamo la voce selezionata appena carichiamo il VST, che è denominata library. All'interno della nostra library sono presenti le varie categorie: arpeggio, basso, classico, dance, pad. I synth, categoria Fantasy and Dream, Gated Paths, Piano, Plugged, Single Layer Leads, e tutte quante le varie sotto, le varie sottocategorie del gruppo categorie. Ad esempio, poi cliccando su una di queste categorie possiamo andare a scorrere i vari LED da qui. In questo caso possiamo scegliere un LED che ha fatto la storia perché è stato molto utilizzato da Avicii, che è lo Square LED, che non mi ricordo se sta qui o da qualche altra parte. No, sarà nei single layer allora. Eccolo qua, Square LED 2. Questo LED qua ha fatto un po' la storia di quello che è il sound della musica EDM, e una volta se selezionata la nostra preset, facendo doppio clic, possiamo andare a regolare nella schermata principale tutte quelle che sono le modificazioni del modificazioni, andare a modificare il filtro. Possiamo modificare il cutoff del nostro filtro. Ok, oltre che il cutoff del nostro filtro, possiamo regolare la resonance del nostro filtro, e sempre l'envelope. Allora, queste tre voci fanno direttamente, diciamo, risposta diretta al filtro. Invece qui possiamo andare a modificare attacco, decay, sustain, ovvero mantenimento, e release e rilascio del filtro. Stessa cosa succede dall'altra parte, ovvero abbiamo i vari modificatori dell'amp, ovvero dell'amplificatore, e andiamo a modificare il nostro panning sinistra e destra, ovvero andiamo a spostare il panning del nostro strumento sulla cassa sinistra e destra. Se teniamo al centro suonerà stesso livello in entrambe le casse. Spike va ad appuntire il suono, spread va a dare, diciamo, una sorta di feedback, va a dare una sorta di riverbero al suono. Andiamo adesso, per comodità, a prendere qualche MIDI pronto e andiamo a sentire come questi valori vanno a modificare il suono. Vediamo un po'. Andiamo a 128. No. Allora vado a modificare prima spike e poi spread. Ok, come abbiamo detto, spike appuntisce il suono, in questo caso porta addirittura a cracchiare, e lo spread fa una sorta di effetto di riverbero con un po' di ping pong. Ovviamente attack, decay, sustain e release, come da quest'altra parte, un po' a specchio, vanno a modificare i valori di attacco, di decay, di mantenimento, sustain, e di rilascio dell'amplificatore, dell'amp modifier. Abbiamo un master filter che, volendo, possiamo accendere o spegnere, sempre con valore di risonanza, che è il valore di risonanza che verrà assegnato poi alla leva del filtro cutoff. Un tipo di cutoff a scelta: un low pass, high pass, batch pass e notch, e poi slope, ovvero la curva 6, 12 o 24 decibel, che rappresenta fondamentalmente
L'intensità con cui il nostro filtro entrerà ed uscirà, una curva 6 sarà più morbida, una curva 12 intermedia, una curva 24 sarà invece un taglio di cutoff molto più netto. Possiamo decidere di far tagliare poi il nostro cutoff sul low pass, sull'high pass, sul batch o sul notch, qui in varie bypass, sì. E poi lo passo. Ok. Poi abbiamo ovviamente i valori delay e riverbero, possiamo modificare e modulazione, mixing, ovvero quanto delay e quanto riverbero vogliamo all'interno del mix, ovvero quanto il delay e riverbero agiscono sul, vanno ad agire sul suono. Qui abbiamo time, ovvero il tempo in un ottavo, un quarto T, un mezzo con cui il nostro delay andrà ad agire sul suono, il solito valore di feedback che interagisce su tutto quanto invece la struttura di delay, low cut, high cut e soliti settaggi come in tutti i delay. Possiamo decidere di metterli in mono, in stereo, a croce, ovvero incrociato, o ping pong che ovviamente fa quell'effetto ping pong da una cassa all'altra. Poi abbiamo il riverbero, possiamo scegliere fra stanza, hall o arena. Hall, diciamo, è una via di mezzo, è come un salone delle esibizioni, insomma, una via di mezzo, una stanza intermedia fra room che rappresenta una stanza piccola e arena, ovviamente, che invece rappresenta un'arena, e quindi un riverbero ancora più ampio. Qui troviamo questi quattro valori che sono identici al delay, e qui possiamo invece decidere al posto del tempo il pre-delay, ovvero la modificazione del delay prima che entri in gioco il riverbero, e poi il solito valore di decay. Spiegata questa interfaccia principale, dobbiamo dire che ad esempio se ci piace come è settato il delay, il riverbero, l'amp modifier, il filter modifier, il master filter dello square LED, possiamo dare tasto destro locked, tasto destro locked, e anche cambiando preset rimarranno questi valori selezionati, ovvero quelli che erano stati impostati sullo square LED 2. Poi possiamo sempre dire di smettere di bloccare questi livelli in modo da ritornare invece a quelli che sono i settaggi standard. Diciamo che questa funzione di locking, ovvero di bloccaggio, fa in modo di mantenere fermi gli effetti di un altro suono per poterli portare su un altro suono ancora. Quindi se avrò Plastic Slide con delay e riverbero che mi piacciono, blocco il delay e riverbero della Plastic Slide, seleziono Square LED e quando vado a caricare il suono avrò delay e riverbero provenienti dal Plastic Slide. Output, vabbè, gestione del volume in uscita del VST. Poi passiamo alla voce successiva. Cancelliamo queste note, no, le teniamo. Che è mod? Allora, all'interno di questa struttura troviamo una modulazione, possiamo andare a scegliere la nostra fonte di modulazione, che può essere una ruota modificatrice Modwheel come quella presente sulle tastiere MIDI, l'aftertouch, ovvero la modulazione dopo il tocco, oppure una cosa mista fra Modwheel e aftertouch. Qui andiamo a scegliere velocità, profondità, range positivo, range negativo e velocità del volume con cui questa modulazione agisce sul suono. Ovviamente qui, come vedete, c'è mod wheel più, vado a scegliere mod wheel, vado a dare tastino qua in alto, bros parameters, vado a cercare la mia modulation wheel, eccola qua, tasto destro, create automation clip, vado nella mia playlist, scrivo le note, allungo la mia la mia pattern, scusate, non mi viene al termine dell'automazione, e vado a provare il suono. E questa praticamente è la funzionalità principale tramite la quale posso andare ad utilizzare ad esempio il mio effetto Modwheel. Posso fare anche un'altra cosa. Come vediamo, qui abbiamo un matrix, ovvero una lista degli effetti che corrispondono poi alla modifica di modulazione. Infatti qui posso scegliere MV più, meno MV, AT più, Aftertouch più, meno Aftertouch, 8 canali di automazione indipendenti, insomma, e i due LFO.
che sono presenti in questa paginetta accanto. Che cosa faccio ad esempio? Voglio andare a modificare il mio LFO, ovvero il mio oscillatore, e parlando ad esempio non del filter cutoff, ma del pitch. Vado in questa voce, come vedete, c'è primo oscillatore, volume, pan up, volume, pan spread, spike. Ci sono presenti tutte le voci che riguardano il nostro Nexus, ovvero abbiamo delay, la voce delay era presente qui sotto. Abbiamo ovviamente riverbero, l'arpeggiator, il transgate, ovvero arpeggiator e transgate, eccoli qui al lato, e gli equalizzatori. Possiamo, diciamo, andare a gestire filter, feedback della distorsione, di tutto quello che è degli effetti, del riverbero, del delay, di tutto, del master, di tutto quello che abbiamo inserito all'interno del nostro Nexus. Ad esempio, in questo caso io mi vado a scegliere il pitch, lascio il valore a meno 74 e lo collego al LFO1. Vado in LFO, spingo sin, do un tempo di modulazione un quarto T con onda di modulazione seno. Come sentite, il mio suono è modulato a un quarto T. Posso decidere, che ne so, di andare a fare un so come curva e di modularlo a un ottavo T. Vado ad aumentare il valore del pitch e vado a vedere che a più 12, ad esempio. Come vedete, sono andato a modulare il mio LFO rispetto al pitch. Ovviamente qui, oltre il pitch, possiamo andare a decidere di dire LFO speed. E come vedete non ho più la modulazione del pitch, ma rimane solo la velocità del LFO1. E fondamentalmente per queste schermate, diciamo, andiamo a rilevare quelli che sono i valori che ci interessano: envelope, resistenza del filtro, quindi env e res del nostro filtro, amp, relays e rev del mix, ovvero il riverbero, mix del riverbero e la relays del nostro amp, che sono poi i settaggi che andranno modificati qua, e a seconda di come metteremo i settaggi e creeremo l'automazione di prima, andranno ad interagire all'interno della nostra traccia, sempre facendo browse parameters, settando qui una mod wheel e andando a cercare modulation wheel, e il nostro suono verrà modificato in base ai valori che abbiamo selezionato in questa categoria del nostro matrix. Passiamo poi, ricarichiamo la preset base all'arpeggiator. All'interno dell'arpeggiator troviamo modalità ovviamente accesa o spenta. Possiamo decidere di accendere o spegnere l'arpeggiator. Da qui possiamo decidere quante ottave l'arpeggiator andrà a suonare. Ad esempio, facciamo un esempio, cambiamo un attimo questo, cloniamo la pattern. Vado a scrivere una nota lunga e ovviamente vado a farla suonare. No, 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 no. Fermo qua, così. Come vedete, posso accendere il mio arpeggiator, decidere su quante ottave si muove il mio arpeggiator, a che velocità, quanto gate vado a dare, ovvero quanto è tagliato il suono o quanto è pieno il suono in fase di arpeggiator, e scegliere quanto il mio arpeggiator è lungo. In questo caso ho 16 battute, posso accorciarlo e portarlo ad esempio a 2, 4, 6, 8 battute. Posso decidere di fare uno shuffling, che lavora però, diciamo, su arpeggiator molto veloci, che praticamente ci permette di dare un effetto shuffle, ovvero di tagliare alcune parti dell'arpeggiator.
e di scegliere di applicare un filtro iniziale, un filtro finale, ovvero se io avessi 3 ottave, il mio filtro partirà dalla prima, il mio filtro in caso di last partirà dalla terza, lowest si atterzerà sulla terza ottava, highest sulla prima, e qui invece fissati, ovvero modificati su C0, ovvero il Do in scala 0, Do in scala 1, 2, 3 e 4 e così via, ovvero come vediamo nel nostro piano roll, Do in C0, C1, C2, C3 e C4. E oltre a questo possiamo andare a regolare qual è la modalità in cui il nostro arpeggiatore, con cui il nostro arpeggiatore interviene, salendo le scale, scendendo le scale, sembra brutto ragazzi, ma è così, quindi se selezionerò ottava da 1 a 3, questo farà tu 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 tu, se selezionerò down farà ti tu tu ti tu tu dal basso verso l'alto, alter, ovvero alterna prima un up e poi una modalità down, ordered invece rispetta l'ordine, random va casuale quindi non è consigliato, e con la modalità poly posso decidere di far lavorare l'arpeggiator su tutte quante le note insieme, come vediamo nella pattern precedente. Qui ho una polifonia, ovvero lavoro con degli accordi e non con delle note singole, quindi vado ad aprire l'altro Nexus, vado a dirgli di lavorare in modalità poly e lui arpeggerà anche le note polifoniche, lasciando le polifoniche. Invece, se mettessi up non suonerebbe così. Quindi Poly ci permette di attivare la polifonia sull'arpeggiator, stessa polifonia che è presente sul portamento. Portamento possiamo scegliere di dare polifonia e suonerà normalmente. Possiamo dare un trigger. In cui prevarrà la nota di testa, ho legato invece che lega e quindi fa un portamento su unica nota. E poi off. Ok, quindi queste sono le funzionalità principali sia della schermata mod che della schermata arpeggiator. In arpeggiator troviamo inoltre una libreria, facendo doppio clic abbiamo delle preset già preimpostate. E poi possiamo ad esempio andare a selezionare, ricarichiamo uno square LED pulito, andiamo nell'arpeggiator, mettiamo una lunghezza di 8, diamo clic sinistro qui sotto e mettiamo qui 1, qui 4, qui 7 e andiamo a sentire come suona. Ok, le note non sono abbastanza lunghe, quindi vediamo. Ovvero questo lavoro che facciamo mettendo questi bellissimi numerini andrà a diciamo, modificare le note che vengono suonate all'interno dell'arpeggiator. Poi abbiamo la voce Transgate, anche qui vi presento subito una libreria di Transgate già pronti, presente nel Nexus base, e poi abbiamo come nell'arpeggiator un bottone di accensione e spegnimento del Transgate, settabile sia in mono che in stereo. Qui la velocità con cui il nostro Transgate va ad agire, Transgate sarebbe questo ragazzi. Diamo un po' di shuffle. Ovviamente qui sotto possiamo decidere la lunghezza del nostro Transgate, in questo caso è 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
con il clic sinistro andiamo ad aggiungere node, con il clic destro andiamo a toglierle. Questi due canali sono divisi, rappresentano canale sinistro e canale destro, ovvero le due casse, mentre nell'arpeggiator solitamente troviamo pallino spostabile sui vari livelli o tramite questa funzione come vi ho fatto vedere prima, che però rappresentano già direttamente il canale stereo. Invece qui abbiamo una bella distinzione mono, mettere in mono, ovvero tutti quanto il transgate suonerà per entrambi i segnali, o stereo decidere di andare a modificare il nostro transgate a canali divisi. Sotto abbiamo mix, contour e width, che sono i tre valori che ci permettono di andare a decidere quanto il transgate andrà a lavorare sulla nostra traccia e sulle note a cui abbiamo assegnato il transgate. Poi abbiamo un fade in, un'entrata e un delay in ritardo, che è settabile tramite sempre dei valori fratti che ci permettono di modificare il tempo di entrata e il tempo di delay di ritardo all'interno del nostro transgate. Passando oltre abbiamo queste voci, live fondamentalmente che diciamo è una voce che non ci interessa, frequ che invece ci permette di vedere su quali frequenze lavora la nostra LED. Diamo play, clicchiamo freeze. Come vedete, io ho frizzato il mio equalizzatore, il mio analizzatore di frequenza, e posso vedere sull'equalizzatore 3162-125 Hz, ovvero dalle basse alle alte frequenze, dove sta agendo questo LED lui da solo, per poi poter andare ad applicare un equalizzatore all'interno del mixer in un canale esterno al VST per rendere il suono più pulito possibile, o come credo che sia opportuno modificarlo all'interno della mia traccia. Abbiamo ovviamente trasformata di Fourier o oscilloscopica. Io preferisco la trasformata di Fourier, la trasformata di Fourier veloce, Fast Fourier Transformation, e poi possiamo decidere se vedere solo il canale sinistro, solo il canale destro o l'immagine stereo completa. Ovviamente clear puliamo, filled ci darà un grafico ancora più riempito. Poi passiamo al mix, possiamo decidere di attivare due tipi di effetti sul nostro LED, ovvero cliccando su Example usciranno vari menu: chorus, plunger, phaser, degrader, distortion, analog phaser, enhancer, ring, mod gate e compressor. Possiamo decidere di selezionare compressor o degrader, modificare le varie voci di ogni effetto, sempre questione di mixing e di come queste agiscono sul LED in questione. Ad esempio il degrader funziona similmente a riverbero, dobbiamo dire quanta parte dry, secca, quanta wet, ovvero bagnata, tradotto letteralmente. Perché? Perché è impregnata dell'effetto, e quindi dobbiamo decidere quanta parte di degrader già effettato vogliamo all'interno del nostro LED, e quanta parte dry, ovvero secca del suono così come è alla base, vogliamo sempre all'interno del degrader. Diciamo che queste due voci rappresentano un po' questa voce qui, mix, ma divise fra loro, perché ci dicono comunque quanto il nostro effetto va ad agire all'interno della modificazione del suono. Qui abbiamo un rate, un valore di rating, bit, distorsione e passa basso. Poi come vediamo, se io scegliessi un chorus, abbiamo tempo del chorus, velocità del chorus, ampiezza e larghezza del chorus nella spazialità dell'immagine stereo, e quindi cambiano poi i valori di riferimento a seconda dei vari effetti. Per attivare gli effetti clicchiamo sempre su questo simbolino che rappresenta sempre il simbolo universale ormai di accensione e spegnimento. E niente, questo fondamentalmente è tutto per quanto riguarda gli effetti. E invece nella voce a lato troviamo mixing, ovvero gli oscillatori che compongono il suono, che vengono mixati, ovvero gli oscillatori base da cui il Nexus produce il suono che stiamo ascoltando, equalizzatore in frequenza con gain Q e frequenza in analisi acceso, e in questo caso 130 Hz, quindi basse frequenze.
quasi verso le medio basse, 2000-2000, quindi medie frequenze, e un high shelf in 12.500 Hz, quindi 12.5 kHz, ovvero le altissime frequenze. Qui possiamo decidere il gain, ovvero aumentare i decibel di determinate frequenze, e il valore Q, ovvero la curva che vi ho mostrato nel video precedente a diciamo di 2 giorni fa, dove spiego comunque come funziona un equalizzatore. Personalmente non ho mai utilizzato l'equalizzatore all'interno del Nexus. E poi abbiamo una library che invece, facendo doppio clic, Gentle Phaser ci attiva degli effetti già pronti all'interno della nostra libreria, che vanno ad effettare il suono che abbiamo scelto. In questo mix abbiamo un solo suono. Se io prendessi ad esempio un pad, no, gated, solo pad, mi accorgerei che all'interno del mio mix sono presenti 3 oscillatori che compongono il suono, e posso decidere quali far suonare o quali no. Questo mi permette di rendere il mio suono più personalizzato possibile. Andiamo a fare un ascolto di prova. Tolgo tutti e 3 gli oscillatori, attivo il primo ad esempio. Ok, sarà la parte ambience con delle voci. Il secondo è una specie di accompagnamento corale più basso in volume. E il terzo suono è praticamente giusto un riverbero molto largo che accompagna tutto il suono. Le riattivo e riottengo il suono iniziale. Questo è molto figo, ragazzi. Perché è molto figo? Perché qui nel mixing posso scegliere sull'oscillatore, ad esempio sul secondo oscillatore, di togliere l'effetto phaser. Basta cliccarci sopra e lo disattivo, oppure riclicarci e lasciarlo con il phaser. Quindi questo è figo perché qui mi posso vedere come sono mixati fra loro gli oscillatori e quali effetti sono piazzati sui vari oscillatori. Primo. Secondo. Se voglio ad esempio che un suono sia meno ricco o abbia un suono in meno, vado ad analizzare qual è il suono che mi dà fastidio spegnendo tutti gli oscillatori, accendendoli uno per volta, escludo quel suono e vado a lavorare sui volumi magari degli altri 2 suoni restanti. Questa grafica è fantastica perché mi permette di andare a modificare veramente alla base il mio suono. Anche se, piccola critica che rivolgo al Nexus 2, io preferisco per questo motivo il Silent 1, perché se voglio posso creare i miei suoni da zero, settando proprio gli oscillatori. Farò un video tutorial anche su quello. E vi ricordo inoltre che sulla mia pagina, nei miei video, è presente un video in cui ho messo in free download una mia bank, ovvero una mia bank del Silent 1 che ho fatto io da zero, modificando gli oscillatori con delle preset gratuite per il Silent 1. Quindi, se volete, vi metto qui il link che comparirà in questo quadrato, in questo istante. Cliccate, vi si aprirà l'altro video e vi scaricate quello che volete. Se non siete iscritti, vi iscrivete e lasciate pure un like, così io capisco che il lavoro che ho fatto vi è piaciuto. Poi, come abbiamo detto, uscendo da questa voce mix abbiamo Live, che è praticamente inutile, e Sys, che rappresenta invece il sistema, ovvero il tuning del sistema, trasposizione del sistema, curva di velocità del sistema, le voci generali del nostro sistema, ovvero ogni suono, una volta che verrà suonato, uscirà essendo moltiplicato per 32 voci. La velocità dell'arpeggiatore alla fonte, alla source, ho lasciato sempre first. Poi un hat gain, posso decidere di far uscire il mio suono da meno 3 decibel a più 3 decibel. Qualità, di solito uso settato su ultra, in questo caso io ve l'ho messo proprio settato così come lo trovate, ovvero in qualità high. Qui da desktop e da import data possiamo premere o desktop per fargli analizzare dei pacchetti aggiuntivi che abbiamo posizionato in precedenza sul desktop, o dare import data, andare a selezionare i zip.key.nsk.nxp per andare ad aggiungere Nexus, ad esempio NXP Nexus Pack, ovvero i nostri expansion pack di suoni. E poi qui abbiamo la Guy Skin, che ci permette di cambiare l'aspetto del nostro Nexus. Io uso o questo Black Good o il Cobalt. Ragazzi, fondamentalmente per questo video è tutto. Spero di essere stato il più chiaro e
completo possibile come sempre. Se avete domande lasciate un commentino educato qua sotto, educato, e sarà mia premura come sempre rispondervi il prima possibile per chiarire i vostri ulteriori dubbi. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, se questo video non vi è piaciuto io non so più che fa perché veramente ce la sto mettendo tutta, quindi fate un po' come vi pare. Io vi saluto, per questo video è tutto, buon divertimento su FL Studio 12, buon smanettamento sul Re FX Nexus per creare suoni personalizzati e un vostro sound che sia il più a cannone possibile. Ci vediamo in un prossimo video tutorial di FL Studio 12, bella a tutti ragazzi e buona domenica.